Siccome c'è stata fatta, sono state fatte un po' di polemiche, no? Napoli vuota, le strade occupate, eccetera. Da testimone, peraltro tu sei milanese, quindi diciamo hai uno sguardo nordico sul nostro amato sud. E non toccare il non vi avvicinate. Voglio sapere se Napoli è vuota oppure no, se si rispettano le regole oppure no. Guarda. Ecco, Serena, io ti voglio far vedere questa immagine. Noi siamo in una zona che sarebbe pedonale, siamo qua da circa una mezz'ora. C'è in realtà un passaggio di auto, insomma, abbastanza numerose. Abbiamo visto furgoncini, sarebbe una zona commerciale questa, in cui il commercio è interrotto perché i negozi sono chiusi. Ecco, non siamo fortunati in realtà. In questo momento si stanno comportando, cioè non c'è nessuno, ma fino a pochi minuti fa c'era un passaggio intenso. Quindi in realtà non sta a noi commentare, ma insomma rilevavamo stamattina movimento rispetto forse al dovuto. Perché ieri ci siamo sentite con Elena, ma ha detto Napoli è deserta, per cui poi se qualcuno si sposta, insomma. Adesso vediamo i numeri dei controlli. C'è stato un record di denunciati dalle forze dell'ordine a Pasquetta. Sono oltre 16.000 le persone sanzionate, 29 i positivi che non hanno rispettato la quarantena. E sono state 252.000 le verifiche. Per 63 esercizi commerciali è stata disposta la chiusura.